Il libro di questo mese è La canzone di Achille di Madeline Miller, un libro tradotto in 25 lingue, scritto da un'autrice americana studiosa di antichità classiche. È la storia di due ragazzi che diventeranno due eroi. Questi ragazzi sono Achille e Patroclo sullo sfondo della guerra di Troia. E tutto è raccontato dal punto di vista di Patroclo e direi scritto in una lingua piacevole perché è al tempo stesso misurata e immaginativa. Amore è la prima parola, perché questa è una storia d'amore. Al centro del romanzo c'è la storia d'amore fra Achille e Patroclo. È la storia dell'evoluzione di questo amore, da quando sono ragazzini a quando diventano due giovani eroi. Si tratta di un amore in cui si mescolano la filia, ovvero l'amicizia, il rispetto, e l'eros, ovvero la passione. E questo è molto interessante perché noi siamo condotti a guardare il personaggio dell'eroe, in particolare di Achille, da una prospettiva inedita, cioè dalla prospettiva dei sentimenti. E quindi c'è una possibilità di immedesimazione perché si tratta di qualcosa che ci riguarda ancora molto. La seconda parola è formazione. Perché Achille e Patroclo, da ragazzini, sono affidati a Chirone, il centauro mezzo uomo mezzo cavallo, che è responsabile della loro educazione, che riuscirà a far emergere nei due ragazzi sia i loro talenti, diciamo, sia i loro interessi, inducendoli a coltivarli liberamente con determinazione per raggiungere l'eccellenza. E la formazione è in questo libro molto importante. Comprendiamo che il rapporto maestro-allievo è determinante per la grandezza dei due eroi. La terza parola è divinità, perché è la divinità che introduce in questo romanzo la dimensione fantastica. E in particolare la divinità al centro di tutta la storia è Peti, la madre di Achille, una divinità marina che si presenta periodicamente nel libro, compare periodicamente nel libro come un personaggio fantastico, un personaggio annunciato da segni inquietanti che sono l'acqua gelida, il profumo bruciante del sale, l'erba che avvizzisce. Insomma, un personaggio inquietante, diciamo spaventoso, che fa di tutto perché il proprio figlio ottenga l'immortalità, almeno con la gloria che non possiede dal punto di vista fisico, e che cercherà di ostacolare il più possibile la relazione fra Achille e Patroclo, tranne poi rendersi conto soltanto alla fine che ciò che dà valore alla vita di Achille sono proprio quegli elementi umani che lei considerava tanto secondari.